C'è la meravigliosa parabola delle singole storie che si intrecciano alla storia, con l'S maiuscola dietro alle emozioni che sta regalando alla città l'esposizione del relitto della nave arcaica. Storie di gente di mare che grazie alla loro passione hanno consentito la scoperta e il recupero di centinaia di reperti nei fondali gelesi. Storie come quelle di Gino Morteo e Gianni Occhi Pinti, i due subacquei che scoprirono per primi nel lontano 1988 la nave arcaica, mentre battevano il fondale argilloso e sabbioso a circa 4 metri di profondità, a circa 800 metri dalla costa di Bulala. O ancora come quelle di Francesco Biundo, un altro appassionato di sport subacquei che individuò durante una battuta di pesca un secondo relitto adagiato sul fondale di Bulala e recuperò dal mare un elmo greco risalente probabilmente al VI o al V secolo avanti Cristo. C'era anche lui il giorno dell'inaugurazione della mostra, visibilmente emozionato. Un giorno di acqua chiara ho trovato un'altra nave, che è quella bizzardina, però io pescavo perché non avevo esperienza, pescavo per tanto tempo in quella nave, prendevo abbastanza pesce e per me era un segreto di non dire a nessuno perché pescavo. Quando mi sono accorto che ho visto, quando ho sparato diciamo un cerniotto, ho visto un pochettino di spostare una pietra, ho visto il legno, mi sono detto questa è una nave. Sono andato a dichiararla al museo, mi hanno fatto il verbale e tutto, però casualmente prima di me Occhi Pinti l'aveva dichiarato. Dopo il 2001 io ho trovato l'elmo, sono andato subito in barca, ho telefonato ai carabinieri perché avevo paura anche a camminare con quell'elmo a mare, sono venuto diciamo direttamente al porto, gliel'ho consegnato e ho avuto la dottoressa Pambile, è venuta la dottoressa, ha visto che ero un reperto cosa e su quella cosa mi hanno dato la mia ricompensa, quello che è stato giusto. E tra le storie di mare legate ai reperti non può mancare quella di Franco Cassarino, che di scoperte in mare ne ha fatte davvero tante. Grazie alle sue immersioni sono stati riportati alla luce tanti tesori. Per lui l'inaugurazione è stato un giorno speciale da dedicare al compianto Sebastiano Tusa, che sulle ricchezze archeologiche di Gela aveva sempre scommesso e che volle fortemente il Museo del Mare. Sebastiano, diciamo, ai tempi di Sebastiano mi portava nei convegni dell'università e lui non faceva altro di parlare di questa nave. Questa nave, Cassarino, è una grande ricchezza per noi siciliani. E io da solo mi guardavo attorno e dico, ma come, solo io gelese e lui nelle università parla di questo relitto? Beh, oggi diciamo è giusto, diciamo, tutte le proteste che ho fatto, finalmente per me è una grande emozione, è una grande soddisfazione, perché Gela ha delle due strutture che possono permettersi di portare il turismo qua. Abbiamo i reperti che ci permettono di poter parlare di ricchezze uniche al mondo. Sono soddisfatto, naturalmente ci sono anche quelli della Soprintendenza del Mare, anche quando sono in pensione, in questi 15 anni che io ho collaborato con loro, anche quando loro sono in pensione, vengono a Gela come volontariato. Noi siamo tutto un gruppo, facciamo parte di BC Sicilia. E naturalmente abbiamo dato tanto, tanto immagine alla nostra città e credo c'è ancora tante ricchezze ancora a mare. Stiamo parlando che Sebastiano mi diceva che ci sono altre 7 navi, non stiamo parlando di una nave o due navi, altre 7 navi. Io mi auguro che ora il Presidente mi convoca nel suo ufficio, perché voglio parlare che Gela è la più grande risorsa per le casse regionali e per portare turismo in Sicilia.